Scavi, valorizzazioni o degrado, tra sogni e realtà, sembra quasi il titolo di un film, ma non è né un film né un sogno, ma è una semplice realtà. È possibile valorizzare degli scavi archeologici a Reggio Calabria? Ma questo è il sottotitolo che abbiamo voluto dare alla manifestazione, proprio per dire che all'inizio tutti abbiamo sognato con questi reperti che la terra ci ha restituito quasi a sorpresa, dobbiamo dire inaspettati, però finito il sogno dobbiamo aprire gli occhi e vedere la triste realtà. Oggi il messaggio che noi lanciamo è proprio questo. Abbiamo sentito ormai coniugare i verbi al futuro in tutte le sue declinazioni, adesso non interessa più parlare, ma vogliamo semplicemente delle risposte. Abbiamo preso l'occasione per fare questo evento fortemente voluto con l'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte, che è una sinergia appunto che ci rende orgogliosi. Sostenere la candidatura del Parco Nazionale d'Aspromonte alla rete dei geoparchi UNESCO e ci dà la possibilità allo stesso tempo, con una visione futura, a poter inserire questo sito archeologico riqualificato e valorizzato appunto all'interno di questo percorso archeologico del parco. Quindi facendo questa sinergia per dire che la piazza ha questa potenzialità enorme che solamente amministratori in questo momento non hanno visto, secondo noi. Anche la location è molto particolare, se venivate qua 4 giorni fa non c'era il nulla, bisognava essere visionari per pensare qui di poter allestire quest'area che è venuta molto graziosa grazie al lavoro e al sacrificio degli associati e del Parco Nazionale d'Aspromonte. Proprio per dire che la piazza, per quanto tu la puoi vivere, per quanti anni ci puoi stare, noi la frequentiamo giorno e notte, da ogni angolo riesce a regalare, a dedicare sensazioni e visioni diverse. Questo è il messaggio che noi lanciamo. Ecco, voi...